Invece negli ultimi anni io l'ho fatto moltissimo, sia nei libri che nei programmi televisivi, per spiegare delle cose importanti dal punto di vista dell'economia e della politica. Perché c'è un fatto che non viene mai messo in rilievo e che bisognerebbe ogni volta spiegare all'inizio di ogni dibattito. La politica non ha mai prodotto ricchezza in tutta la storia dell'umanità. Per millenni e secoli tutti sono rimasti poveri, analfabeti, con una vita grave, breve, lavorando a mano, sempre sudditi a calci nel sedere e mai cittadini. Quando è che è cambiato tutto? E perché? Quando delle ruote hanno cominciato a girare, cioè quando è nata dell'energia trasportabile e efficiente. Questo ha potuto far girare prima le macchine nei campi, poi nelle officine, poi ovunque. Nell'arco di un secolo e mezzo i contadini sono passati dall'80%, cose che erano sempre rimasti per tutta la storia dell'umanità, in Italia al 4%, negli Stati Uniti l'1%, le fabbriche lo stesso, sono i macchinari, l'efficienza ha fatto crollare i prezzi perché ha permesso a tutti di accedere dei beni che prima non potevano. L'energia è crollata di 100 volte il prezzo per l'efficienza di tutto. I salari, i redditi moltiplicati per 10, eccetera. Oggi c'è la scuola di massa, l'università di massa. Prima tutti voi, e io compreso, saremmo stati a quest'ora a pascolare le pecore o a mangiare le mucche, come tutti. Se ti andava bene, altrimenti di fare il bracciante agricolo. Allora, perché è successo questo? Perché sono nate tutte queste professioni che prima non esistevano? Perché una società e l'economia e la politica hanno potuto sfruttare questa macchina della produzione della ricchezza che è fatta da innovazione, tecnologia, conoscenza, educazione, valori, capacità organizzativa, imprenditorialità? Questa è la macchina della ricchezza. La politica può usarla in vari modi per distribuire ricchezza. Questa è un'altra cosa. La politica è fatta da 20 voci che cambiano a seconda delle maggioranze, ma ognuna di queste ha bisogno di ricchezza. Noi, se abbiamo da 20 anni non produttività rispetto a tutti gli altri paesi, non abbiamo aumentato la produttività, abbiamo dei problemi con la scuola, lo sappiamo dalle statistiche, abbiamo ovunque, si alzano coperte, c'è qualcosa che non va, però non facciamo le cose che dovrebbero aiutarci a affrontare un mondo dove i cancelli sono aperti e ormai il confronto è con i cinesi, con gli indiani, con i giapponesi e con tutti gli europei.